ricordarla con le solite cerimonie, non solo religiose, perché sono fervente cattolico, ho pensato di ricordarla con un tema che è quello della ceramica, che era la sua passione, era diventata la sua passione. Era diventata perché lei non era una ceramista. Lei ha conosciuto me e quindi ha dovuto assorbire la malattia della ceramica, perché i ceramisti sono malati. Sono malati nel senso che vengono presi, contagiati da questo male che si chiama ceramica e che ti assorbe per tutta la vita. Per cui lei, che era una ragioniera, ha deciso di modificare la sua vita e di dedicarla alla ceramica. Il tema si chiama Oltre l'arcobaleno, il titolo, perché lei amava tantissimo quella canzone di quell'israelita, che pure è finito qualche tempo fa, e noi abbiamo pensato con i miei figli, quando lei è finita, di dedicargli questa cosa, di ricordarla con Oltre l'arcobaleno, immaginando che da dietro le nuvole, dopo un brutto temporale, da qualche parte lei ci guarda, ci sorride. Sorride ai suoi amici, sorride alle persone che ha conosciuto nell'ambito del lavoro, nell'ambito della sua vita terrena. Tante ceramiste dedicata e esclusivamente riservata alle ceramiste donne, per cui gli uomini non possono partecipare, non possono aderire a questa manifestazione. Gli altri anni ci sono state anche parecchie straniere, quest'anno qualcuno in meno, una sola di origine jugoslava, non so se serba o croata, che ha mandato il pezzo in esposizione, però da gran parte d'Italia, dalla Sicilia, qualcuna anche dalla Toscana, dalla Puglia e soprattutto dalla Campania, partecipano a una manifestazione dove noi abbiamo messo un premio, ceramico in denaro, perché ritengo che i ceramisti vadano premiati, anche, con un premio che diciamo, li aiuta in questo momento di grande difficoltà commerciale. E in più facciamo un'estemporanea il giorno prima della manifestazione, l'abbiamo fatto ieri, dove vengono delle persone a dipingere al nostro nascente museo della ceramica, qui all'inizio del paese dove c'è l'esposizione, e realizzano degli oggetti che lasciano in dotazione al paese. Una parte di questi oggetti degli anni passati li abbiamo utilizzati sul muro che avete visto all'entrata del paese. Pensiamo tra la manifestazione di adesso e quella di settembre, che faremo della ceramica alla fine di settembre, di realizzare magari un altro muro della ceramica, così da mettere in condizione le persone vengano a